perle ai porci, perle ai porci, perle ai porci. C'era una volta un re, un mago, una fata, una strega. Ma non ci sono più. Che cosa possiamo raccontare allora ai bambini? C'era una volta un uomo, ma proprio una volta? Basta affacciarsi alla finestra e ne vediamo passare tanti. Prendiamone uno al laccio. Fatto, aiutatemi. Leghiamolo alla sedia con un po' di corda. Ma procediamo in regola. Verifichiamo se è un abitante della luna o è proprio un uomo. Lo è. Guardate le mani, le dita. 1, 2, 3, 4, 5. Questo si chiama indice. Direste che ha premuto il grilletto di un fucile. Pum! Qualcuno è caduto. Dove? In una parte del mondo, anni fa, al tempo della guerra. Acqua passata, d'accordo. Esaminiamo gli occhi. Coprite il resto del corpo con la carta velina, magari colorata. In casa ce n'è sempre. Lasciate che si vedano soltanto gli occhi, o un occhio solo. Credete che vi impressioni meno l'orecchio, isolato così? Ha udito tanti lamenti. L'occhio ha visto crollare un muro. Sotto c'era qualcuno. Potrei dirvene anche il numero delle scarpe. 43. Veniva fuori il piede dalle pietre come un periscopio. Tiriamo via la carta velina e rieccolo tutto intero davanti a noi. Vuole parlare. Io non sono cattivo, dice. Sembra che beli. Dice che è cambiato. Vogliamo la prova, allora. Dice, ho tutte le carte in regola. Le mostra. Cosa può fare di male lui che ha tutte le carte in regola e i timbri? Dice, mamma, babbo, figlio, amico, pace. Li compita bene. Se gli date una fetta di dolce, con che grazia fa la boccuccia? Non fidatevi. Non slegatelo. La prova o niente. E non lasciatevi ingannare se ride. Io vi metto in guardia. Basta uno squillo di tromba, un rullo di tamburo, una bandiera, un ordine a voce alta e afferra un'arma. Ah, voi lo avete slegato? Siete giovani. Lo avete lasciato andare. Sento i suoi passi sul marciapiede, ma dove andrà? Ma che cosa vi ha spinto ancora una volta a liberarlo? La solita speranza? Ma lei a che cosa aspira, per essere precisi? Io aspiro, se voglio ottenere qualche cosa da voi, a farvi impazzire. Il signor Better mi sorprese che guardavo incantato il soffitto e gridò: sia l'ultima volta che mi trovo a pensare alla morte in ufficio. Il cinema è quel fenomeno di collaborazione dove tutti cercano di far scomparire le tracce del lavoro degli altri. Sul tavolo da lavoro ho pochi oggetti: il calamaio, la penna, alcuni fogli di carta e la mia fotografia. Che fronte spaziosa! Cosa mai diventerà questo bel giovane? Ministro? Re? Guardate il taglio severo della bocca, guardate gli occhi, oh, quegli occhi pensosi che mi fissano. Talvolta provo una viva soggezione e dico, ma sono proprio io? Mi do un bacio sulle mani, pensando che sono proprio io quel bel giovane, e mi rimetto a lavorare con Lena per essere degno di lui. Bisogna approfittare di quando si è un po' ubriachi, altrimenti non oseremo mai dire a un produttore: penso un film di lunghezza normale, con due soli attori, in una cantina, legati su una sedia. L'ho pensato sul serio, e basterebbe rovinare vita natural durante il mio commercio, se mi lasciassi prendere dalla voglia di presentarlo al produttore. Buon uomo, la spesa è poca, il costo della pellicola, due attori, 150.000. Egli risponde, il cinema è movimento. Invece gli presento seduti i miei due, legati per giunta. Lascio loro libera la faccia, la lingua, tutti i primi e lunghissimi piani. Sono amici, non sanno chi sia stato a metterli violentemente in quelle condizioni. Ora sono soli con un po' di paura, di stupore, perfino di allegria. Dopo poco una voce gli informa di certe loro faccende private. Quello a destra ha la prova di essere stato fatto becco da quello di sinistra. Sono lì, a mezzo metro, si sputano in faccia, ululano, guaiscono, ruggiscono. Siamo ai 10 minuti. Ma che cosa succede negli altri 80 minuti? Cioè, minuti di silenzio, primo piano dei nasi, di un poro, di un pelo, cominciano a discorrere, i sentimenti più disparati. Stanno per raggiungere la santità, piangono insieme come agnellini. Conosciamo la loro vita segreta, poi si disputano, poi tornano al dialogo platonico, sempre legati. Si vedono i loro fiati confondersi nella cantina. Il finale sarebbe censurato.